con la collaborazione di Maneggio la cinta Santiadoro, Olio San Giuliano Alghero, un imposto siede di Letizia De Monte, la maglia ufficiale di SpoonRiver.biz. Al suo terzo tentativo, Antinelli trova il suo primo successo in carriera, nella Maiden riservata ai fondo arabo di 3 anni, impegnati sul chilometro secco. La corsa ha visto protagonisti nei primi parziali gli attesi a Majador e Antelios, che avevano colto una brillante partenza. I due viaggiavano in mano, con Antinelli a tiro prima di entrare in retta. L'epilogo avviene proprio quando i due battistrada stanno per concludere l'ultima piegata, dove Majador allarga vistosamente la traiettoria, compromettendo la propria corsa e quella dell'incolpevole Antelios. Qui entra in gioco Antinedei, che ringrazia e saluta tutti sotto la guida di Federico Bossa, in un allungo che si trasforma in una passerella nel finale. Al secondo posto ne approfitta la coraggiosa e sculta appena, a precedere assoluta di Gavoi e Aladina. E festa al tondino per tutto il team di Antinedei, raggiante per una vittoria un po' fortunata ma tanto meritata. A fine corsa le parole di Federico Bossa, del socio proprietario Giuseppe Rassu e dell'allevatore Giovannangelo Calaresu. Fabio, Federico, scusa, ecco la F, c'era la F, trasferta vittoriosa. Sì, è andato bene il cavallo, partito abbastanza bene, mi sono trovato subito dietro i primi, ho sfruttato l'incertezza che ha avuto il cavallo davanti che in curva non ha girato bene, io senti, sei distaggio bene l'ho cacciato, sì, il cavallo ha vinto bene. Secondo te ne avevi ancora nel fondo? No, sì, si è vinto bene. Complimenti. Allora, per Sport River Beat abbiamo l'allevatore di Antinedei, vincitore della seconda corsa, la 1000 metri, un socio proprietario, Rassu. Giuseppe. Ok, partiamo dall'allevatore. Antinedei l'avete allevato, uno dei pochi figli di Vido rimasti. Sì. E dopo Armada Rebonor Vassalto, oggi ha vinto lui. Ci siamo delle aspettative, ci credevamo ed è arrivato. Niente di che. Ha vinto tra l'altro la terza corsa, quindi un cavallo che sicuramente ha ancora tanto da dire. Ma non diciamo nulla, speriamo. Intanto è arrivata la prima vittoria, vi siete tutti questa soddisfazione, sì, soprattutto tu che sei tanta soddisfazione. Soprattutto tu che sei l'allevatore. E sono contento anche per tutti i succi che siamo insieme. Anche perché siete un bel team, ho visto nella foto si vede al tondino che eravate in tanti, quindi siamo un in po' dieci. Avete subito replicato i vostri paesani a salto. Speriamo di andare assieme. Certo, certo. E beh, se per ora siete assieme, poi vai. È un bel cavallo anche lui. Tutti e due ricordiamo figli di Vido. Sensazioni, prima vittoria per te, avevi già vinto? No, la prima vittoria in assoluto e speriamo che sia la prima delle tante. Dai, vediamo un po'. Speriamo bene. Le sensazioni comunque sono sempre belle. Sì, vabbè, ci abbiamo sempre creduto. Adesso continuiamo a crederci, dai. Vi faccio una domanda, che è d'obbligo. Ovviamente ora accendino calda, però il sogno più grande penso di ogni allevatore o in società come siete voi è il derby. E comunque lui è un fondo arabo. Ci credete nel derby? Adesso prima facciamo questo Nino Calvia, poi si vedrà per lui. Ok, vi ringrazio per la disponibilità, in bocca grazie al lupo per grazie il futuro e complimenti grazie a voi. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog SpoonRiver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.